E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Nicky One e oggi siamo tornati in un nuovo episodio di Minecraft dove abbiamo intenzione di costruire il portale del Nether. Aspetta, adesso sono già impappinato, in realtà volevo dire un'altra cosa prima, però ok. L'ultima volta siamo rimasti... dove cazzo siamo rimasti? Trovato il portale dell'End, abbiamo trovato. Siamo rimasti che abbiamo trovato la fortezza dell'End, quindi fantastico, proprio una botta di fortuna. Poi solo il mio cugino riesce a trovare. A proposito, dov'è il mio cugino? Il server c'è? Come sempre. Ah, sono una scimmia ormai. Penso sto albero non te lo tiro più giù, te lo lascio, te lo giuro. Sono una scimmia ormai. Ieri sera, che poi sei sparito dal nulla, okay. Sei andato. Sono stato un attimino nel server, okay. Che visto che abbiamo trovato la fortezza, mi sono messo lì un attimino e ho cercato un po' di roba in giro. Vai, dormiamo intanto. Ok. Sto dormendo sulla crafting table comunque. Per quei posti qua, sì, infatti. Per me è nel letto comunque. Sono andato un po' in giro, ho cercato un po' di cose, ho esplorato un pochino, ho trovato un villaggio. Dove? È distante? In quella direzione di là. Ok. Non è distantissimo, sono tipo quei 200 blocchi per me. Avrei trovato qua questo cibo per lei. Oh, pane! E mentre poi ho craftato anche questo e questo. Ah, allora siamo già avanti allora così. Va bene, allora le metto nella roba. Quella... Oh, qua c'è già tutta la roba che abbiamo trovato nella fortezza. Ok. Ma a me che il libro... Visto che c'è un libro con un paio di incantesimi. Tipo con efficiency 4, aspetto di fuoco 2, sì. Fiamma e lealtà 3. Lealtà. Perché in italiano? Non so, no, non so, ho detto lealtà 3. Loyalty cos'è? Non è lealtà. Sì, ma è loyalty e loyalty. Vabbè, non mi ricordo cosa faceva. Torna indietro il tridente. Ah, bello. Va bene, dove stiamo andando? Ah, questo è il portale del Nether. Ah, a proposito, mi serve una spada, perché non ce l'ho. Vero, ce l'ho anch'io in pietra che adesso lancio via. Sì, una bella spadina in ferro, te ne prendo uno, due, te faccio due. Grazie. Qua ci sono gli stick se ti serve. Ce l'ho. Lo scudo ce l'abbiamo. Ma magari ecco, no. Così. Tieni. Allora, aspetta che mi sistemo un attimo l'inventario. Devo fare un piccone in ferro? Cioè, te l'ho dato quello in diamante, ti ricordo. Lo so, però magari non so mai. Tanto poi lo incanti, cosa te ne frega? Sì, ok. Vabbè, il primo lo tieni forever. Va bene. Prendi il piccone in diamante e lo usi, non che ne crafti uno in ferro. Ti sto vedendo che lo crafti. Almeno rifinisco. No, mica tutto, non voglio usarlo tutto quello lì. Tanto poi lo so che con la sfortuna tutto. Che uso. Oh, ma sta prendendo fuoco tutto qui. Sì, siccome c'è il. C'è un po' la di. La netherrack che prende fuoco. Però se non prendi l'ossidiana, come lo fai? Vale, pensando? Ah, non l'ho presa. Pardon. Giusto, magari con un po' di telepatia. Quanti le mancano per chiuderlo? Così. Allora, qua ci sono, diciamo, un po', diciamo che la larghezza è fatta di 3. Ho capito, ne porto 20. No, c'è proprio spiegazioni pessime. Perdonami, 6, 7, 8, dai. 8 pezzi, 10 pezzi, aia. Wow, un portale! Wow! Aspetta. Non entra nel Nether, ok. Oh? Ci entra? No. Ma? Che è successo? Un po' di lag. Con un piccolo delay. Lo spawn più brutto che poteva capitare. Oh, è droppato dalla terra per caso. Sì, mi sa che si è teletrasportato prima la terra del resto. Non ho blocchi. Ricordo che è la prima volta che si carica. Allora, pessimo spawn. C'abbiamo la glowstone. C'è i cubi di magma. C'è la lava che si sta pian piano caricando. Con calma tutto il tempo che carichi la lava. Allora, non è molto bello. A parte che sta caricando tutto il server. Ma sì, dici che poi caricare. Dopo non c'è bisogno di ricaricarlo. No, poi dopo quando carica i primi c'è anche posto. Vabbè, io do un colpetto a un pigman. No, scherzo. Ah, ok. Vabbè. Prendo un po' di... Subito un po' di quarzo che ci serve. Piglin non ce l'ha, no, perché... A parte che non ho... Non abbiamo portato lingotti per... Tornavo indietro e li riprendevo al volo. Col caricamento del nostro server non credo che... Si torna indietro in un secondo. Ricordo che deve caricare i primi chunk. Poi dopo. No, anche perché se do un colpetto al pigman, sicuramente finisco subito la. Oh madonna, morte certa. Oh. No, buono spawn. C'è la fortezza sotto. Ma? Reed, lei prendere per il culo me o. No, lei no, stare no. Facendo joking? No. Tutto vero. Aspetta che prendo un attimo le torce. Prendo un attimo la torcia in mano la torcia della situazione. Non è vero che abbiamo la fortezza sotto? Te lo giuro. E sono a qua. Che parte sei andato? Allora, sono andato avanti dove sono andato a scavare. Aspetta che c'è un po' di quarzino.
Sempre il solito tempo ci metto a spaccarlo, però. Che vena di quarzo, ragazzi. Tanta roba. Adesso, giusto per andare a vedere cosa c'è, un'occhiatina. Poi, ragazzi, l'esplorazione completa di quello che ci serve la facciamo un altro giorno. Ok, quindi vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campana. Oh, mamma mia, stavo facendo. Vabbè, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Mi raccomando, per un paio di prossimi episodi. Va bene, adesso io ti slargo un po'. Il buco del no. No, grazie, sinceramente non sono di codesta sponda. Sicuro? Nani? Omae wa mou shindeiru. Ok, eccoci qua. Ma che precisione che ho fatto il buco. Ah, ragazzi, avete visto? Ma ho passato la texture pack per gli or, che è fantastica. A me piace un sacco. Blaze. Ci sono. Sei c'è lo spawn. Oddio, Sammy, ho preso fuoco. Puttana troia. Mettiti l'acqua. Oh? Sì, proprio. Ma no, non ci credo. Non ci credo. Sto espandendo. Hai perso un po' di roba, mi sa. Cazzo. Pure quello in diamante. Ci credo. Vabbè, tutto perso di sicuro. Era proprio centro lava. Boh, c'era un lago di lava lì sotto. C'era un blocco di lava. Va bene, non me lo merito il piccone in diamante. Lo facciamo dopo. Sì, te lo faccio quando sei full incantato. Esatto. Dai, ma che sfiga. Ti giuro, non me l'aspettavo. Ti hai visto, vero? No, ho perso pure tutta l'armatura in ferro. Vabbè, quella la rifai al volo. Va bene, dai. La rifaccio. Faccio due blazer dal volo? Allora, sì, dai. Fai due blazer dal volo. Tanto tu c'hai il tempo di farti tutta la tua roba. Sì, faccio l'armatura al volo. Three days later. Dove venire a farne? Ho perso il pane. Porco. Pane. Oh? Che è successo? Neretar. Neretar. Non perché, orca. Oh, cappero! Pensavo di averti ucciso. Per 1 HYD 00 is made the advance. No! Senti, ma trottore! Bloccati! Non ci credo. Lo sapevo. Non me lo ricordavo. Narratore, vabbè, dai, la chat parlante lì. Io sto aspettando i miei Mati Blade. Ho perso anche un po' d'oro. Vai, prendo un po' di magma. Non mi ricordo la pozione di resistenza al fuoco si fa con il magma cube, vero? Bella quella blaze rod che è caduta giù perché il bastardo era sul bordo. Allora, non mi ricordo se ero passato di sopra o di sotto. Di sopra, vero? Sto arrivando. Tu sei? Vabbè, riprendo un po' di pepite che erano qua. Ho paura a scavare ora. Le green sarebbero alquanto... Minchia, che culo che sto avendo. Sì, in effetti sì. Mi stanno droppando tutti delle blaze rod. Me lo ricordo questo metodo di... Come si chiama? Già guardato alto lo fai alto 2 per i Wither Skeleton e lo fai alto 1 per tutti gli altri. Urca, ti sono spawnati tre ceri anche tu. Se vuoi bruciare all'inferno fai pure. Sì, ma cosa vuoi da me? Vado io. No, non posso passare. Arrivo. Vieni. Aspetta, non ho da recuperare. Ok, fatto. C'è una blaze. Due spawnano leggermente più in fretta. Ce l'hai un po' di pane, qualcosa per curarmi. Ok, fantastico. Per un secondo siamo un po' distrutti. Okay. Praticamente se stiamo qua in due ne spawnano di più. Andiamo avanti a esplorare. No, la mia spada. Ma in realtà volevo fare le 8 blaze rod necessarie. A few moments later. Ok, perfetto, vieni via. Vado a non passare di lì. Ok, vai, possiamo uscire? Ok, vuoi esplorare ancora qualcosa o esploriamo la prossima volta? Andiamo a casa a fare... Ah, sì, io volevo solo prendere le blaze rod. Ok, dai. Ragazzi, c'è il blaze rod, la prossima volta torniamo, facciamo un'esplorazione un po' di questa fortezzina. E poi andiamo a cercarci, ovviamente, quello che ci serve, il pigreen, se non sbaglio. Noi siamo venuti di qua, comunque. Attento... Oh! Fast building, attenzione. Non hai blocchi nel posto. Un blocco non so neanche come l'ho messo, perché teoricamente non sarei riuscito a metterlo, però va bene il gioco. Ma i piglin mi sa che li troviamo un po' inculati perché siamo nel Netherlands. Può darsi. Un ghast. Non lo vedo! No! Lo so che serviva. No. Lo so che serviva. Brutto cornuto. Mi suicido adesso. No. Sì, però cioè, sei un bastardo, ghast. Dai. Però non rimbalzo. Va bene, ok, gioco.
Nope. Colpiscilo prima. No, non ce l'ho fatta. Il lag non permette. Ma non mi colpisce. Ce l'ha con me. Dai che ce la puoi fare. Ci penso io, vado io. Lo detriggero. Oh, mi hai ucciso l'unico piglin. Però non qua. Nope. Vieni qua. Ma guarda te. Nope. Non ci arrivo. Se mi spari sotto mi incazzo. C'è un piglin. Ah, no, un mini piglin. Lo prendo, mi sa. Il posto di merda. Era laggata, ma purtroppo sei come dimensione da dimensione. L'ho preso! C'è la lacrima! Sì! Non mi ricordo cosa serviva. La lacrima serve per fare, per ricreare, almeno da qualche... Le pozioni non lo so, rimane nel leather, grazie. Ok. Serve per ricreare, per fare... Per le pozioni, come hai detto, non lo so, ma per... Normalmente serve per ricreare le... Come si chiamano? Cristalli dell'End, quelli per respawnare il drago. Ah, le lacrime? I gas? Sì. Ok, sì. Non me lo ricordavo. Ora te lo ricordi. Ora me lo ricordo. Sì, c'è un bel posticino, ci sono un po' di roba per... Come si chiama? Per le pipite? Faccia il favore di non uccidere i piccoli. Io vado a... Sì. Ma no, guarda, non prendo nient'altro perché giusto un po' di quarzo, ma dobbiamo fare la, come si chiama, i picconi con efficienza 5 e fortuna. Ma per il quarzo. Si sono girati tutti i pigmen di colpo, anche per il quarzo. Perché c'è il piglin, probabilmente. Sì, è spawnato, eccolo qua. Non ucciderlo. Te lo porto? Ah, no, se me lo porti poi qua mi diventa un pigmen. Perché? Perché venendo qua diventa un pigmen. Un piglin zombificato, adesso si chiama, la gatina. Non ti posso portare un piglin? No, vengo io tranquillo. Ci ho preso due stack di ferro, di oro. Ok, dove sei? Qua. Dove c'era il ghast? Nico. Ok, sono in questo punto qua. Sì. Prosegui di lì. Mi sono un attimo barricato, un secondo. Ma okay. Si è detriggerato, però ce l'ho sott'occhio. Ma dov'è? Se vuoi proviamo. Vuoi che lo butto dentro da qualche parte? Sì, deve entrare in un beso. Qua, guarda, lo facciamo entrare esattamente qua. Guarda, l'ho fatto, Book. Ce l'ho qua. Vieni qua. Continua così, ci muoio, però... Vieni qua. Apprezzo. Passerai intorno lo stronzo. Conosco. A pugni! No, muoio! Vai, non morire, grazie. Ok. Sento il potere di un gas. Entra dentro, Cristo! Ma perché salta all'indietro? Sì! No! E niente, oddio! Gas, fatti i cazzi tuoi. Non ho cibo io, niente. Tieni. Dopo l'ho in buco. Non me lo dopo, aspetta un attimo. Huh? No, ce l'ho nella mano sinistra. Aspetta un attimo, lei... traumatico comunque. No, il gas non c'è più. È andato via. Ah, per te c'è un regalino. Potevamo attrarlo con l'oro, lo sai, vero? È vero, facciamo prima. Ho fatto gran puttanata. Perché l'abbiamo hitato? Ma non è, no, l'hitato non mi cambia niente, no. Allora, non ho crafting, ce l'hai una crafting table? Sì. Vabbè, sì, va bene. Ah, solo che li posso fare. C'è un altro. Ma? C'è un altro. Sì, ma cosa mi fa fuori? C'ha l'arco incantato. È la balestra. No, non gliene frega una seppia dell'oro. Sì, non gliene frega una seppia, no, perché non lo vede, è troppo basso per lui. Ma se n'è andato? È andato? Oh Cristo! Ma perché mi picchiano che c'ho l'oro in mano? Perché c'è, devi lanciarlo l'oro. Poi glielo lanci là. Ah, ok, non mi ricordavo era così. Fossi stato, cioè non mi ricordo cosa. Vedi? Poi tappi. Cos'è che mi ha dato? Ah, la Crinox. Sì, non mi ricordo dove erano in concomitanza l'uno con l'altro. Ho finito il pane. Là sotto vai, stronzo. Vieni, Sammy. Guarda che se ne arriva uno qua l'ammazzo. No! Quello non ti fanno nulla. Ok, meno male. Giuro, mi sono capperato addosso. Ho cagato addosso, c'è differenza. Metto un pezzo di ossidiana qua in cima.
Almeno ci ricordiamo che è qua. No, no, tanto guarda che poi despawnano loro. Perché ci vuole... a fare quello che vuole, io sto qua amabilmente a guardarli. Porto un po' di quarzo a casa. Porto un po' di questo quarzo a casa, appena appena. Giusto per avercelo. Magari dub server qualcosa. Ok, lascio un po' di blocchi qua. Allora, oltre le varie cose che abbiamo già portato. Allora, che me la metto in alto a destra? Facciamo il posticino per il quarzo. Blade rod, vai. Polvere da spauro. Spauro. Devo dire che è un powder, però ok. Ah, ma ha detto soul sand? Sono quelle per fare... Soul sand o soul soil? Soul sand. Quelle per le verruche. Io smanecchio un po' con le pozioni. Mi piacciono le pozioni. Allora, devo... Devo cucinare ancora un po' di alghe. 3 days later. Ah, porto un po' di roba a casa. Ho fatto un paio di alberi. Farò un po' di legno. Ho visto. No, ho droppato. Possiamo fare la enchanting table? La possiamo fare incastonata in una caverna? Sì, possiamo farla. Sì, un po' mystery, dai. In un buco in una caverna. Sì, possiamo farla. C'ho anche l'idea dove, che abbiamo esplorato, in un punto laggiù, con la caverna un po'... Aspetta, che non sia troppo sotto. La porta, guarda, la facciamo vedere e poi direi che il prossimo episodio riprendiamo da dove siamo rimasti, come al solito. Venga con me, venga, che le porto a vedere la caverna che ho visto nell'esplorazione. Allora, vengo. Qua ci dovrebbe essere, forse è qui, vediamo un po'. Dovrebbe essere questa, no? No? Non lo sai tu, l'hai vista tu. L'ho vista, infatti, ma era da qualche parte qua. No, ho sparcato un filo d'erba che non c'entrava niente. Io non so dove sei, io sono da un villaggio. Oh, c'è un villaggio. Ah no, ok, ero ancora più a destra. E sono sopra la montagna. Sto girando, però... sono sopra la montagna? Passaci proprio attraverso... Ah, hai visto in cima? In cima? C'è anche un villaggio che taglia verso sotto. Cioè, avevo visto... Eccolo qua. Era quello in cui sono andato prima. Ah, ok. Adesso di qua... C'è un altro posticciolo. Magari, ragazzi, scrivetecelo nei commenti se vi piace come posto. Io mi prendo questo. Per farci l'enchanting table. Un po' la savana. La... Non mi piace la savana. Ma... Vieni. Ma non è più qua, in realtà. Ok, è un po' buggato. Non voglio distruggere però i raccolti. Vabbè, piglia qua, va. E non blocco solo. Va bene. Niente, vieni. Dove dobbiamo andare? È da questa parte, sicuro. Perché era davanti alla montagna. L'avevo vista passando dritto. One eternity later. Ah, eccolo qua. Guarda. La vuoi far qua? Di sì, di dentro. Qualcosa di bello. E mi butto, eh. Oh, mamma mia. Ma vedi che con la sfiga che io l'ho messo. Ci sono anche quelli illuminati. E... Dove sei andato? Salvataggio mondo. Salvataggio. Ok. Oddio. Ho capito il lag. Non si spaccavano i blocchi. Allora qua. Ah, bello il ferro. Comunque. Qua ci sono le stalattiti anche. Qua dietro ci sono anche i calamari. C'è o sono stalagmiti. Qua c'è il calamaro quello. No, non morire. Non muore di base fuori dall'acqua. Va bene. Questo qua è il posticino. Se ci vogliamo fare qualcosa in mezzo qua. A me in mezzo a questi due travi. Ah, dici lì in mezzo. Minchia. Dai, qualcosa ci può uscire. Che cazzo ci vuoi fare? Come cazzo ce la faccio l'enchanting table lì in mezzo? Ce la faccio fluttuante? Sì, con le scale che scendono. Poi... Ah, guarda, in realtà mi è venuta un'idea, nel senso, quei pillar li tengo. Certo che l'antenna ci posso fare una catena che parte da destra e va a sinistra. Mm-hmm. O un ponte e si collega in mezzo. Va bene. No, ma no, l'enchanting table comunque un po' verrà... Molto sopra. Sì, no, ora la sto piazzando soltanto perché mi serve, fine. Ah, ok, perfetto. Sto avendo un dato di memoria su come si piazza l'enchanting table. 3-3-3. Va bene. Comunque, mentre tu costruisci l'enchanting table, direi comunque che noi ci salutiamo. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, dove continueremo ovviamente il nostro farming, l'esplorazione del Nether. E magari vediamo un po' l'enchanting table e magari la casa. Cosa ne dici? Una casetta? Da stazionare? Qualcosa da stazionare? Dai, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.